È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, peccato mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sembra ieri. www.novalis.it. Eccoci qua, cari amici, buongiorno, chiedo scusa, sono partito con la pubblicità perché ho avuto un piccolo contrattempo tecnico e allora abbiamo recuperato in questo modo. Eccomi qua, 393-8489-561, il numero per mettervi in contatto col sottoscritto e tanta bella musica, tante belle dediche, aspetto al telefono. Parto con questa, ormai è una consuetudine, c'è poco da fare. Ciao Nicola, mi fareste ascoltare Botta e Risposta dalla Vera Romagna di Ivano Nicolucci oppure Senza Te dal Gruppo Italiano? Grazie Paolo di Parma, a salute. Allora io ne approfitto per farti ascoltare Senza Te del Gruppo Italiano. Eccola qua, ciao Paolo e ciao Paolina. E voilà, siamo rientrati e ne approfitto per salutare il mio fratellone Luca Vitali, ci sono anche per Vado Liscio, mi fa piacere, caro Luca. E poi c'è il messaggio di Silvana di Budrio che dice: ciao, ero già preoccupata, mi fareste ascoltare Peccato Mortale? Mo certo, anzi vi ricordo, cari amici, chi fosse interessato non deve fare altro che contattarmi e arriva direttamente a casa vostra. Facciano zoom, qui. Regista, mi facciano zoom. Niente, è impegnato, non riesce. A parte gli scherzi, voi chiamatemi e noi ve lo spediamo tranquillamente a casa. Vado a fare gli auguri di buon compleanno a un mito dell'orchestra Grande Evento e ovviamente ultimamente degli Extra Liscio. Oggi è il compleanno di Moreno Conficconi, tanti auguri caro Moreno anche da parte mia e ne approfitto per mandare in onda questo valzer richiesto da Giuseppina di Filo d'Argenta che voleva ascoltare. Qui troviamo Moreno che suona insieme a Fiorenzo Tassinari, Tramonto, registrato tra l'altro all'Avis Cristo di Parma. E saluto Angelo Michelotti e Marcella, chissà se riusciremo a trovarci quest'inverno, caro Angelo e cara Marcella, la vedo un po' dura. E voilà, direttamente dall'Avis Cristo di Parma, ragazzi, dove si teneva ogni novembre, se non sbaglio c'era presente anche l'amico Fulvio, il Polka Day per ben 10 anni. E qui siamo al top, in Romagna si suona così, grandi il mio amico Moreno e Fiorenzo, Nevio da San Zaccheria. Ciao Nevio, grazie che ci ascolti tutti i giorni e ti aspettiamo lunedì, lunedì l'hai promesso che vieni a conoscerci di persona. Oh, mi fa molto piacere. Dove devo guardare qua? Non mi ricordo più cosa devo leggere. Che cosa? Ah, devo recuperare delle canzoni da ieri. Porta pazienza, cara Silvana, tra poco arriverà anche Peccato Mortale, ma
c'è un brano in particolare che era stato richiesto da Marcello di Forlì, il canto agli alpini, interpretato da Sabrina Silvestrin. Io ho avuto modo di conoscere questa artista in un concerto qua vicino alla nostra zona, Bibbiano, era insieme al mitico Atos Bassissi. Per voi, Sabrina Silvestrin, Canto agli Alpini. E voilà, questo era il Canto degli Alpini. Beh, una versione un po' dance, qualcosa di diverso. Dai, andiamo avanti e devo recuperare un'altra canzone per Rita di Borgotaro. Sì, che aveva richiesto Rosso e Rose di Marco il Clan. Io, cara Rita, se sei all'ascolto, ti accontento subito. Eccola qua che arriva. Zanza, questo era per Rita di Borgotaro. Prima di mandare in onda Peccato Mortale, allora ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento musicale per la settimana prossima, quando saremo tornati da Gatteo, visto che da sabato 31 al 3 agosto saremo a Gatteo Mare all'Hotel Metropole. Seguiteci perché saremo in diretta anche e faremo i nostri aperitivi musicali. Un momento che c'è una chiamata. Pronto, pronto? Con chi parlo? Se ti dico San Giovanni il Persicetto, Nicola. Io rispondo con Giorgio dei Peperoncini. Ecco. Ciao carissimo. Ciao, come sta? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Finché ci si sente va benissimo, io ti dico. Finché ci si sente ci si vede. Oggi, va bene. Oggi ho fatto quello che hai fatto te ieri, ho mangiato i spaghetti con l'olio dei peperoncini. Oh, hai fatto proprio bene. Io oggi purtroppo salto il pranzo perché devo scappare da un fornitore e non riesco a mangiare, però in ogni caso ce li ho ancora lì, una buona parte sono ancora lì. Sento che ti portano via, Ma no, ma sai perché? Uno o due al giorno tirano via il medico di torno. No, a parte gli scherzi, ti dà un brio, hai capito? Ragazzi, altro che afrodisiaco, non è quello il discorso, ma è molto buono, ti apre le coronarie il peperoncino, vero? Allora, l'ho visto come lo mangio, ogni boccata te ne vuole uno. Hai visto? Beh, però dai, a San Posidonio ero scomodo, allora per non star lì a tagliarlo, tac, lo mangiavo tutto intero. Però, una cosa, Giorgio, a luna di notte, dopo resta un po' sullo stomaco. Va bene, caro, grazie mille. Tutti stavi bene, speriamo di vederti. Va bene, dai, allora mi raccomando, sabato seguici perché saremo in diretta da Gatteo, ok? Va bene, okay. Ciao caro, ciao. Bene, 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 grazie Giorgio, ma domani saremo ancora in diretta qui dagli studi e ci sarà anche la Cocò qui con me. Ciao Nicola, mi fai sentire Zamboni, grazie Giulia, volentieri tra poco arriva. Stavo dicendo che l'appuntamento musicale che ci riguarderà dopo il ritorno da Gatteo, eccolo qua che arriva, saremo in quei di Pannocchia, ragazzi. Sì, sabato 7 agosto, Ciclone sotto le stelle, nel senso che il circolo che ci ospita si chiama Ciclone, non perché beviamo e prendiamo il ciclone, che sia chiaro. Intrattenimento musicale con Nicola Marchese, qui c'è scritto solo Nicola Marchese, ma in realtà c'è anche Monica, e sarà anche Maio con la sua fisarmonica, dalle ore 20:30, Tris di Antipasti. Che sono un po' curiosi questi antipasti, scusate, ma io il computer ce l'ho da questa parte, anche se voi lo vedete di sovraimpressione dall'altra. E hummus di ceci rossi di Parma, parmigiana di melanzane e couscous con verdure dell'orto di Vigatto. Primo, gnocchi di patate con crema di zucchine e pesto rosso alle mandorle. Secondo, filetto di maiale bardato con patate al forno, acqua, caffè, sorbetto e digestivo. Costo 25 euro. Vino escluso, tenendo conto che oggi non riesco neanche a mangiare, mi fa piacere parlare di queste cose. Massimo 120 posti, ragazzi, per via delle restrizioni Covid, mi raccomando, telefonate allo 0521 63 51 25. Si può partecipare all'intera serata solo partecipando alla cena. Detto ciò, abbiamo parlato appunto del nostro appuntamento, andiamo con Peccato Mortale, perché sennò si spazientisce la nostra Silvana di Budrio. Scherzo, eccotela qua la canzone. Eccoci rientrati, arrivano altri messaggi. Ciao Nicola, sono Francesca da Parma, un saluto a te Monica. Lunedì vado al mare per 15 giorni a Pinarella di Cervia. Beata te, cara Francesca. Noi faremo da sabato a martedì, però ci accontentiamo. Mi dedico una vostra canzone, volentieri, tra poco, ci mancherebbe. Ciao, grazie mille.
ci sentiamo la prossima settimana, domani sono impegnato, buona vacanza. Grazie, grazie, che vacanza, andiamo alla fine per, anche per fare le nostre cose, per lavorare, insomma, per cantare, per fare le nostre dirette. Ovviamente sarà anche un po' di vacanza, dai, ci mancherebbe. Andiamo con, che cosa ho preparato? Anzi, ho preparato la pubblicità della Bastia, visto che ci ha chiamato Giorgio e ci siamo conosciuti proprio lì alla Bastia. Vi ricordo l'appuntamento di agosto, proprio il calendario di agosto, eccolo qua, mercoledì 4 agosto ci sarà Katia Belli, sempre appuntamenti accompagnati dall'orchestra di Roberto Morselli. Mercoledì 11 Massimo Budriesi, ma poi ve le ricorderemo anche strada facendo. Domenica 15 apertura straordinaria per il Ferragosto con Morselli e Mirko Busi ed Erika. Mercoledì 18 Rossella Ferrari e Casanova. Mercoledì 25 concluderà il mese di agosto Luca Canali. Ingresso 10 euro con spuntino. Prenotazioni Deborah al 348 52 98 529. Scusate, ma ogni tanto vado in apnea e a furia di parlare non respiro. Andiamo con questa canzone cantata da Katia Belli e arriva Cuore. Eccola qua, tutta per voi. Mio cuore. Mamma mia che grinta! Allora ricordatevi, se volete ascoltare le canzoni di Katia Belli, 4 di agosto a San Posidonio, alla Bastia, va bene? Detto ciò, andiamo avanti e voglio dedicare una canzone. Aspettate, vi voglio raccontare un aneddoto, perché ieri sera vado a fare un giro con la famigliola, col cane, qua per San Polo d'Enza, no? Vado in piazza, vado alla gelateria per prendere una granita, giusto per rinfrescarmi un po', e mi siedo un attimo al tavolino aspettando il mio turno, sento, vedo delle signore dietro che confabulavano, vabbè, lasciamo stare, non lo so che cosa c'hanno, che cosa non c'hanno. Io mi allontano col cane, poi mi chiama mia moglie e mi dice: vieni qua che ci sono delle tue fans che ti hanno riconosciuto e ti vogliono conoscere di persona. E addirittura la signora Alba ha voluto fare una fotografia con tanto di autografo, ragazzi, in piazza a San Polo d'Enza. Grazie, grazie di cuore, cara Alba. Spero che si sia riuscita a mettere in contatto con questo canale, con il canale 86, da poter ascoltare questa dedica. Un attimo che c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, con chi parlo? Mi indovina un po'? L'Assunta! Volevo fare un salutino. Cosa hai fatto per poterci guardare? Spiega. Niente, io avevo segnato il numero. Dai, ci stai chiamando, che bello. Questo vuol dire che abbiamo lasciato un bel ricordo, dai, anche nelle Marche. Sì, questo. Ma lo sai che ogni tanto ti vedo, okay, su TV. Sì. Anche prima hanno mandato la tua canzone, non c'è più niente. Ah, ok, dai colleghi dell'altra trasmissione. Sì, sì. Sì. Da Luca. Sì. Ok, intanto mi fa piacere, cara, e mi ha fatto piacere anche questa telefonata, al di là che tu non veda il canale, però ricordati che le Marche sono sempre nei nostri cuori, perché in questo... detto che non è possibile collegarsi. Lo so, ma in questo periodo ci avete dato veramente tanto e le telefonate ci mancano, veramente. Sì. Sì. Mi dispiace per questo cambio, però comunque la vita deve andare avanti, torneremo. Sì. Tu preparati per quando arriveremo su Rai 1, Canale 5, qualcosa faremo, non ti preoccupare. Va bene, io controllo. Ciao caro, un bacione. Ciao. Che bello, ragazzi, ci chiamano anche se non ci vedono. Questo vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro, dai. Musica e parole lo dedichiamo ad Alba, all'amica Alba, la signora Alba che ieri sera ha voluto il mio autografo in piazza San Polo d'Enza. Aspetta, e anche all'amica Francesca di Parma che se ne va 2 settimane al mare a Pinarella di Cervia. E voilà, eccoci qua, Dora Branchetti, buongiorno Nicola, sono molto in ritardo, ho perso prima parte del Nima Show, comunque un saluto e un abbraccio, buon giovedì, ma voi lo sapete ragazzi, e poi noi capiamo che non tutte le mattinate sono uguali, pertanto magari avete qualcosa da fare e non riuscite a seguirci, ci mancherebbe, comunque... su canale 86 dalle 12.30 alle 13.30, invece su Facebook con anche la parte di Animation Show ci trovate dalle 11.20 fino alle
13:30. Saluto l'amico Sauro che si è collegato in questo momento. Sei pronto, Sauro? Sabato via a Gatteo Mare in nostra compagnia. Andiamo con questo brano. Devo accontentare Marino Renato di Borgotaro, che ha richiesto Marino, non Marino. Marino è l'amico del Circolo Bismarck a Catellani, è un'altra cosa. Eccolo qua, Pietro Galassi, per te Renato. E voilà, Marino per Renato di Borgotaro. Ciao, potresti mettermi l'universo per me di Semino Rossi? Grazie Luciana di Cesena, io ci sono domani sera a Gatteo e torna a trovarci anche da sabato in poi, dai, cara Luciana. Ascolta, non so se faccio in tempo, intanto devo accontentare le amiche di Bagnolo in Piano Reggio Emilia, Editta e Ines, che hanno richiesto una canzone del loro Davide. La dedichiamo anche alla mamma Nina e arriva Besame Mucho. Olé. Ok, siamo arrivati al termine, cari amici. Saluto ancora una volta il mio fratellone Nicola, volevo salutare te, il mio fantastico e meraviglioso fratellone, ti voglio bene anch'io, caro Luca. Ragazzi, stessa ora, stesso canale, stessa spiaggia, stesso mare, ci vediamo qua in studio con la Cocò, ma è anche vero che sabato noi partiamo, andiamo a Gatteo dal sabato 31 al 3 di agosto, ma stiamo già pensando dove portarvi a settembre, un bel viaggio in Basilicata, ragazzi. Allora vi voglio lasciare voglio farvi vedere questo bellissimo videoclip, perché saremo in questo fantastico villaggio dal 17 al 24 settembre, un bel viaggio in pullman. Pertanto, tutti gli amici della Romagna, chi vuole unirsi, passiamo di lì e vi prendiamo su tutti, non vi preoccupate, e saremo al Giardini d'Oriente di Nova Siri, in provincia di Matera. Ecco qua, ciao a tutti, a domani, bye bye. La Basilicata, una terra senza tempo dove sono fiorite le più grandi civiltà. In un paesaggio di grande bellezza, immerso in una fresca e verde pineta di pini marittimi di 5 ettari che lo separa dal mare limpido dello Ionio, troviamo il villaggio club Giardini d'Oriente. La struttura di recentissima costruzione è arredata con i colori caldi tipici dello stile mediterraneo. Le camere, di diverse tipologie, sono ampie e luminose, arredate con gusto e dotate di tutti i comfort: aria condizionata, telefono diretto, TV sat, frigo bar, cassaforte e servizi privati. Per gli amanti della gastronomia, il villaggio dispone di una sala ristorante climatizzata all'interno della struttura e di un terrazzo ristorante dove potrete degustare tutte le specialità tipiche della cucina lucana. Il villaggio Giardini d'Oriente offre una vasta gamma di servizi. Potrete infatti prendere il sole comodamente in una delle due piscine esterne d'acqua dolce, di cui una dedicata ai più piccini. Magari sorseggiando un cocktail preparato nel bar adiacente. Relax continua nella piscina interna del villaggio e al Beauty Center, con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco con fangoterapia e sala fitness, dove ritrovare l'equilibrio psicofisico. Immersa in uno stupendo paesaggio, affacciata sul Golfo di Taranto, la spiaggia attrezzata a disposizione degli ospiti, raggiungibile a piedi.
e per divertirsi in riva al mare anche di notte, il locale sulla spiaggia che diventa una discoteca. Inoltre, tutti gli ospiti possono usufruire gratuitamente di attrezzature sportive sulla spiaggia o nel villaggio, quali il campo da beach volley, i pedalò, le canoe, il campo da tennis calcetto, il campo di bocce, le freccette ed infine il tiro con l'arco. Lo staff d'animazione, con esperienza e discrezione, cura le attività sportive e ricreative, avvalendosi di un programma giornaliero molto ricco di appuntamenti e proponendo alla sera, nell'anfiteatro, uno spettacolo sempre diverso. Lo staff del Villaggio Club Giardini d'Oriente augura a tutti un piacevole soggiorno. È stato un peccato. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissima novità, Peccato Mortale. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sembra ieri. www.novalis.it